Ma porto un prosecco con un bel assaggiato. La gente che mi chiama Big Boss, the Big Boss, the Big Boss. La gente che mi chiama Big Boss, the Big Boss, the Big Boss. Siamo qua a far l'amore in mezzo a tutta la gente, sei la più bella di sempre, sei la più bella di sempre, una notte così non ci cade. Che te mi aspetta, quattro in Zamagna. Non vedo, non senti, non parlo. Sono sporco tra i denti, c'è un rapper di troppo. Dimmi stuzzica, identica, adesso lo tolgo. Ti buco il gino. Ciao, ciao. Salve, signora, salve. Ciao, Rebecca, come stai? Ciao, amo. Ti do un bicchierino d'acqua? No, grazie. Io solitamente non bevo acqua. Cioè, bevo acqua, ma non bevo altre cose. Non mi drogo. Amo, sono ritornata. La valigia, questa sarà camera mia, fuori. Oh, amo, guarda, mi devo cambiare. Il bagno è di là, vero? Vado a cambiarmi un secondino e torno subito. Oh, amo, devo andare a cagare, per favore, mi accompagni in bagno, lo sai. Mi tieni la mano mentre cago, per favore, dai. Amo, guarda le mie sono cresciute, vero? Lo so. Amo, ma secondo te, certo che puoi sfogarti con me. Dimmi tutto, amore, io sono qui, sono qui per te, eh. Amo. Hai rotto il cazzo, cioè, piangi tutto il giorno, la madonna, cioè, adesso va bene tutto, però che cazzo, c'ho scritto psicologo in faccia. Andiamo a bere, non rompermi le vede, basta, basta. Dude. Oh, hi Jake, what are you doing here? Now we are strangers again, but this time with memories. Raga, ho scattato la nuova foto, chi è che me la modifica? E dai, ci penso io, mandamela, che io aggiusto le luci. Chi è che pensa al seno, perché li mortacci, dobbiamo farlo più grosso, cioè adesso non per mentire la gente, ma... Ok raga, io modifico il suo naso, perché... Che cos'ha il mio naso, che non va, non ho capito. Ragazzi, ci siete 3 minuti alla pubblicazione, 3 minuti alla pubblicazione. Amore, io sono pronta, farò finta di non averla mai vista commentando. Oh mio Dio! Sei bellissima! Voglio tutte pronte con il repost. Ci siete, ragazzi? 10, 9, 8. Ragazzi, sono pronta per commentare. 4, 3, 2, 1. Azione! Ragazzi, io vado con best photographer ever. Ragazzi, fermi tutti. Avete messo like? Con i profili falsi? Cazzo! Correte! Ora! Dicono che se levi le treccine ti cadono un botto di capelli, ma almeno ce li hai ricci. No, divento velato! Proviamo! Allora, queste sono le treccine. Usiamo questo. Scusate, mi stavo scappolando. Aiuto. Madonna. Adesso spazzoliamoli. Un extension. No, non sono extension, sono i capelli. Chiede. I capelli, ogni giorno ci cadono tanti capelli, no? Ok? Solo che essendo fermi qui sopra non possono cadere, vedi che sono tutti bulbi, non possono cadere, e quindi cosa fanno? Rimangono lì attaccati, aspettano che tu li sciogli, così possono cadere come ogni giorno fanno, capito amo? Ciao! Ci hanno salutato. Ma chi? Boh. Ti prego, girati. Lo rifaresti?
No. Ma state insieme? No. Oh, ammazza che fregna quella. Ah, no, quella non mi piace, ce l'hai litigato 3 giorni fa. Tu prova solo a parlarci, ti giuro che ti la prendi. La vedi? Che comunque l'amicizia tra femmina maschile non è asiastia. Cioè, scusa. Schiat! Oh, ma aiuta a rimorchiare quella? Amo, no, cioè... Guardala. Ma chi, Camilla? No, Francesca. Ma è Carlotta? No, è Francesca. Sei diventata pure cieca, guarda. Mi sta sul cazzo sia Francesca che Carlotta che Camilla. E pure Sara. Quindi tu prova solo a parlarci, ti giuro com'è chiuso. Schiat! State in fiamme? No. Mi fai le sopracciglia? Ancora, e basta però. Cioè, non sopracciglia, caso ti ho scritto estetista. No, che cazzo, è attaccato un po' al cazzo, scimmia. Ma un po' prendere l'accendino da lui, di sicuro te lo darà. Sì, solo perché sono una ragazza. Sì, a me non me lo darà di sicuro. Vabbè, vai, cioè, ma dai, vai, sfruttamento po', femminile, un attimo, vado. Ma state insieme, eh? No! Aspetta. Perché sei ritardata? I'll make the moon shine just for your view. I'll make the starlight circle the room. And if you feel like night is falling, I wanna be the one you're calling. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be some. Ciao Leila, come stai? No. Io sono Shaimè, lei è Leila. Cioè, io sono Shaimè. Perché continuate a cambiare? Non vieni in bagno con me. Ma perché devo venire in bagno con te? Cos'è? Ti devo accompagnare ogni volta? Cos'è? Devo fare il sostegno morale ogni volta? Cos'è? Ti devo pulire il culo? E non guardarmi così. Muoviti. No. Entra dentro. No. Ma visto che siete amiche, avete gli stessi gusti, no? In realtà no. A me piace nero. Ma me ne dai un pezzettino, per favore, dai. Sei detto che non lo volevi? Quindi dai, un pezzettino, un morsino. No, zia. Amo, dai, faccio una amo. Caldo, ho capito che fa caldo, ma dai, ti do un po' di affetto, un po' di... Vieni qua, amo. Ma assomiglia a Assunta Capuozzo. Oggi cugnatino mi ha fatto delle patatine. Buone cugnatino. Cosa mangiate stasera? Scrivetemi nei commenti. Buone cugnatino. Oggi c'è proprio caldo. Vero sorella? Hai ragione. Ah, vergognati, non dall'amica Assunta Capuozzo. Ma posso dirti una cosa? Buonissimo sto chicken. Cognatino. Ma posso dirti una cosa in napoletano? Schiat. Rosica. Sorella. Mia sorella oggi andrà a farsi un piercing. Che piercing? Qua, il microdermal qui. Bas, ma perché è una giornata di merda? Perché faglielo vedere. Mi sono svegliata con il telefono che non si apre più. Non si to... Però c'è la sveglia, quindi continua a suonare sta cazzo di sveglia. Ogni ora continua a svegliare. Continua a svegliare. No, sono incazzata, basta. Bas, ma hai paura? Qui le stava facendo un puntino per farle vedere dove andrà posizionato.
E qui invece sta mettendo il piercing. Male? No, ora tocca a me per le orecchie. E tu dici? Che bello orecchio che lascia. Benissimo. Che bugiarda. Giuro che non me ne sono accorta di seconda. Per i risultati andate e correte dalla loro pagina. Se le volete fare anche voi, andate assolutamente da loro. Ci hanno fatto comprare la soluzione fisiologica e dei cerottini. Cazzo, mi telefono però non molla mai. Se la sveglia. And it was all yellow. Reagisco agli ultimi episodi di Stranger Things, ma prima cibo. Eccole. Atmosfera. Ok, ok. Ok. Netflix. Oh cazzo, non mi ricordo la password. Eccola. Eccoci. Oddio, solo due episodi? Mi hanno detto che dovrei preparare dei fazzoletti, ma perché mai dovrai? Non capisco. Undi comunque è una pazza. Amo, sei una pazza. Svenuta. Comunque questa serie TV non è per bambine, perché mi sto letteralmente cagando addosso. Senti, Necna, Vecna, Tecna, Tecna, sei Tecna. Comunque siamo tutti d'accordo che Steve, ah! Io non riesco a capire sta cosa. Loro ridono e fanno battutine mentre letteralmente c'è un mostro fuori. Ok, amio, cioè c'è un mostro fuori che non vede l'ora di sbronarsi e tu fai le battutine. Corri, scappa! Insomma, senza il cuore crolleremo. Ma dai, Finn, ripigliati cazzo, cioè non ci vuole un genio, cioè scusa, amalo come lui ama te. Di nuovo, no. 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 No, io non so. Ho finito tutto, da quello che ho capito ci sarà un'altra stagione, perché non può finire così, no? O finisce così. Tutto ok, tutto bene, dai, su. Sono triste. Vado, torno a piangere e andare a vedere tutti gli edit su TikTok. Ciao. E voi? Tirandolo pa' arriba perché baile cocotán. Vai, la, me, ai, 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 ai. Baila mi cocodán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan. No te estás amateando como que son un ping-pong. Tómala donde. Oggi mia sorella mi ha chiesto di metterle due palle in faccia. Lasciai, sembrano due coglioni. Allora, queste palle praticamente servono per le occhiaie alla mattina. Allora, voi le dovete mettere in frigorifero. Ogni mattina che vi svegliate, ve le dovete spalmare in faccia. Tu non l'hai messo in frigorifero, vero? Sì. No, non è vero. Sì. Non sono fredde! Ah. Che tipo tutti gritterei nel sinulo. Pam! Ah.
Cime! E Basma. Oh! Abbiamo rotto una palla. Tu hai rotto tu una hai palla. Tu hai rotto una. Lei ha rotto una palla. Ma raga, non l'ho fatto. Tu hai rotto le mie due palle. Tu hai rotto le mie due palle. Ho fatto così, se si è fallo di nuovo, così la rompi. Io adesso ho una palla. Hai una palla, però Basma è sempre una palla. Hai rotto la palla. Vabbè. Se beh, però anche te, veramente, non sai fare le robe. Abbiamo una palla. E va massaggiata. Basma, ho rotto le palle. Ho rotto una palla, non è che. Non fare io ti metto una palla in faccia, veramente. Ok, opla. Non si fa così, Cime. Vai, fallo tu allora. Adesso invece proviamo la maschera peel off di Milo Bobby Brown. Non mi lasci parlare. Ora scolmiamo bene la forchettina, vabbè, ma l'importante è prendere una. Ti giuro, mi fai schifo. Oh, guarda, guardate. Oh. Vai piano che fa male, credo. Come si... Chiudi. Ok. E la spalmiamo bene. Oh, bene. Ok. Cosa? Ah, te l'ho messa in bocca, scusami. Basma. Porca vacca, me l'ho messo nel naso. Aspetta. Mai più. Ora la secchiamo con il ventilatore. Funziona, fidati di me. Raga, si è seccata, adesso la leviamo. Oh. Oh. So good. Ok, ci siamo. Ti ho levato questo pezzettino. Ma anche questo pezzettino. Che schifo. Tu fai schifo. Uama. Basma. Oggi mia sorella mi farà la tinta nera. Ci provo. Lei ha la maschera in faccia ancora. L'ho fatta così. Questa è una tinta naturale, c'è del henné nero all'interno. Allora, dentro la scatola c'è. Allora, vediamo. Il henné. Questa polverina. Aia. La polverina da mischiare con l'acqua calda più o meno 50 gradi. Dei guanti. Però quanto tempo tu voglia lasciare agire la tua tinta naturale per i capelli? Un prodotto come. Basma! Non si capisce niente! Per più o meno dai 30 ai 120 minuti. E poi. Con l'acqua calda utilizzo lo shampoo prodotto con colore dei capelli. Basta, possiamo iniziare già adesso. Basma, tieni i guanti perché questa cosa colora anche le mani. C'è due cose contemporaneamente devo fare, non lo so io. Mi fai mettere i guanti. Mamma mia, guarda, sto zitta. Oggi sono una parrucchiera. Allora Basma, aspetta. Basma! Allora, io adesso me la spalmo. Così devi fare? Sì. Bene, inizio il trattamento. Basma, piano! Basma. Me la devi spalmare piano piano in faccia. E in faccia. Sui capelli. Sì, faccio io però, dai, spostati. Tieni, ciao parrucchiera. Aiuto. E adesso sulla cute, intendi? Sì, sulla cute, sulle punte, su tutto in realtà. Però poi metterlo su tutti i capelli. Mi hai rovinato i jeans! Sì, ma quelli sono miei di jeans, però. No, no. Oh, brava, Basma. Ah, no. Che poi sono 10 euro, eh? Brava, tienimelo tutto su. Intanto non sporcarmi. Porco. Ma Basma, quanto sei professionale. Lo so, faccia di merda. Basma è diventata la mia nuova parrucchiera. No? I capelli così morbidi, cioè, strano. Pensavo che non ti rilevassi. Come potete vedere i miei capelli non sono neri scuri, sono tipo anche un po' ramati, ogni tanto vedete che sono molto chiari alla fine, no? Cioè magari sembrerà che ce li abbia già scuri ma in realtà no, e vorrei eliminare tutto questo ramato. Allora raga, scusate se sono raccolti ma fa troppo caldo, il risultato è questo, sono diventati molto più scuri, non ci sono più riflessi ramati e mi piace di più. Magari sulle storie vi farò vedere magari quei capelli lisci 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 che si vede meglio. E niente, spero che, cioè, levare le sfumature che avevo, le ha levate, sono più scuri, ovviamente non è una differenza abissale, non mi sono fatta bionda, ma è not bad, not bad. Cioè, ma l'ho inventato io il corsivo. No, ma l'ho inventato io. Raga, posso dirvi una cosa? Ma sti gran cazzo. Adesso ve lo dico io. È tutto partito da una canzone di Da Supreme in cui la cantava in modo molto strano, perché lui canta
cosa succede? Una volta in una diretta io mi sono fatta male, mi stavo tipo spaccando la testa e mi sono rialzata dicendo: ma siamo soli a parte il cazzo. Una volta che mi sono fatta male mi sono alzata in una diretta dicendo: siamo soli a parte il cane. Così, no, una persona ha preso la mia voce e l'ha resa un audio, ok? Da lì è partito il corsivo in generale, perché poi ho continuato a fare video con questa voce, ok? Ma chi l'ha inventato, cazzi e mazzi, non ce ne frega un cazzo. Comunque I'm a fucking queen, bitch. Mi lascio litigare. Sì, prepariamoci, Triana. Allora, vi siete mai fatti una piastra sul terreno? Bene, non fatelo, che la gente inizierà a guardarvi male. Infatti sono andata in bagno. Qui mi stavo bruciando. Cosa hai detto? Ho iniziato a truccarmi e guardate come... No, raga, cioè letteralmente non mi sono mai truccata così bene. Quindi, raga, io vi consiglio di truccarvi sul treno. Cioè, voi la mattina vi... Oh, la madonna, chi è? Sapete cosa c'è? Adesso fra 3, 2, 1 sarò all'Oniro Festival. Oniro! Guardate come sono concentrata. Oniro! Ma cosa stai facendo, amo? E cosa ride? Che schifo. Ma che cosa? La mia vita? Un'altra volta ho trovato i capelli nella doccia. Tu adesso mi spieghi? Cioè, dobbiamo chiamare l'idraulico ogni volta per te? Mamma, se cadono non è mica colpa... Cioè, cadono. Ma io l'ho pulito il bagno. E pulisci per terra, capelli per terra. E pulisci il bagno, capelli nel bagno. E che pulisci il lavandino, capelli nel lavandino, capelli ovunque. Ma te li vuoi tenere in testa sti capelli? Mamma, ma il cambio di stagione, cosa ci posso farne io? Sei me! Ma non siamo mica in hotel! Ecco, ci risiamo. Perché mi hai preso? Per la donna delle pulizie? Perché la signorina fa i TikTok, ne? Mentre tua mamma fa la donna delle pulizie, sempre con quel telefono in mano! Ma se stavamo parlando di capelli, ma cosa c'entra adesso? Ma tutto bene, eh? Così continua. Ma non hai niente da dirmi? Un scusa? Mamma, che ti devo dire? Scusa! Stai zitta! Ma tu non hai una casa? In realtà pensavo di trasferirmi da te. Allora, mettiamo le cose già in chiaro. Io voglio dormire vicino alla finestra perché c'ho caldo, cazzo. Quindi questa è tua. Ma cazzo. Tra l'altro tua mamma mi ha detto: fai come se fosse casa tua. Ho svaligiato tutto, letteralmente mi sono mangiata qualsiasi cosa. Ma tu non sei una persona, sei un animale. Dici questo solo perché tua mamma preferisce me. Tra l'altro, ci siamo messi d'accordo di tua mamma. Dopo andiamo a fare shopping. Perché dice che... Diciamo che ho dei gusti migliori della figlia. Cioè, amo, guardati. Che cazzo. Tra l'altro, amo. Allora, io metterei quell'armadio dall'altra. Cioè, dobbiamo fare un cambio di disposizione in questa camera, ok? Amo, ma questa è camera mia, no? Potrò scegliere io. Questa è camera nostra. Cazzo. Basma ha trovato finalmente... Finalmente! ...un nuovo lavoro. La mia mansione sarà riempitore di scatolame di legumi. Ridi? Riempitore di scatolame di legumi. Allora, a Basma gli hanno dato anche un vestiario, giusto? Sì, che ho paura a mettere perché non oso neanche immaginare come mi stia. Vediamo come le sta. Riempitore di legumi. Riempitore di scatolame di legumi. Basma, è la madre, eccola, mi Basma. Riempitore di scatolame di legumi. Ma Basma, io sto vedendo che lavori dall'11.07 fino al 13.07. Perché? Perché per 3 giorni e basta? È una prova? È una prova, quindi non sei ancora assunta. Sono assunta capuzzo. Mia sorella Basma è stata veramente adottata? No! Sì, no! E adesso forse tu lo sai, non lo sai per certezza. Io so di non essere adottata. Perché? Basma, guarda che ti abbiamo trovato vicino a un alberello.
Perché mi avete preso? E perché eravate lì? Perché sfigati. Non avevo niente da fare, Basma. Oggi andiamo a vedere le foto. Se troviamo la non foto... Non offendetemi, ero pelata. E quindi? E quindi? Allora, come potete vedere, questa era una festa. Io c'ero. Tu non ci sei da nessuna parte. Vuoi vedere? Questa? Questa chi è? Questa chi è? La pelata. Ah, ma c'era anche questa tu. Questa chi è? Questa ero io. Schifosa. Questa chi è? Ah, ok. C'era anche Basma in questa festa. Ecco. Oddio, non ti avevo vista. Ma perché qui ti abbiamo già adottata. Questa sono io con mio fratello. Come potete notare, la Basma non c'è mai nelle foto. Ma lo faccio vedere? Ecco, abbiamo trovato io che abbraccio il mio... No. Aspetta, il mio padre biologico. Basma. Ragazzi, esternata, separata dal mondo. Ero pure pelata. Io con mio fratello senza Basma. Abbiamo una rarissima foto di Basma. Nel 2007, quindi c'ero. E nel 2007 lei era già stata adottata. Cosa vuol dire? No, questa no. Ma che no, questa... mio padre! Vedete, in questa festa di famiglia... No. Lasciamo il monocidio, raga. Lasciamo il monocidio. No, raga, soffermiamoci sulla mia faccia. Schifo. Vedete che in questa foto Basma non c'è. Questa sì che c'ero. Ero io. Questa ero io. Come senza Basma. E a te cosa vuoi che... Io. Oddio, fermi tutti. Questa era Giorgia della Shine. Oddio. Era dietro. Ok, allora. Guardate quanto ero bella pelata. Qui ti avevamo già trovato, Basma. Qui no, c'eri già. No, mi avevi trovato qui. Dov'è? Ah, ecco. Nel bosco. Pelata. Raga, Basma è sempre stata pelata. Mi rasavo i capelli perché c'era caldo. Porca che carina che eri. Qua c'eravamo anche tutti insieme. Quindi, raga, guardate. Io non ero stato adottato. Questa ma la metà sopra sei io. Sicura di essere tu? Oh cazzo.